Ci troviamo all'interno di una delle sezioni tematiche dei musei civici e in particolare nella Sala 12 che apre la sezione rinascimentale. Oggi vedremo infatti un'opera particolarmente significativa che racconta una parte della storia della città di Pavia attraverso un'opera che è davvero esemplare. Si tratta dell'affresco che potete vedere alle mie spalle, che proviene a sua volta dalla chiesa di Sant'Agata al Monte, una chiesa che venne distrutta nei primi anni del 1900. Questo affresco però è caratterizzato da una storia conservativa un po' particolare. Infatti, prima che la chiesa venisse distrutta, quindi nel 1905, l'affresco venne staccato in più parti che successivamente vennero vendute ad un antiquario di Milano. Da lì l'affresco giunse a Parigi, successivamente a New York e infine al Philadelphia Museum of Art, dove venne acquistato nel 1945. Fu solo però nel 1991 che l'affresco ritornò a Pavia, città per la quale era stato realizzato. Va detto che la chiesa di Sant'Agata al Monte è una chiesa piuttosto importante in quanto venne fatta erigere da un re longobardo. Stiamo parlando di Perctarit, il quale nella seconda metà del VII secolo decise di far costruire un edificio religioso con annesso monastero come ex voto e ringraziare il fatto di essere sfuggito alle grinfie del fratello Grimoaldo. Da quel momento ovviamente la chiesa subì modifiche nel corso del tempo ed è nel primo periodo del Cinquecento, quindi in pieno Rinascimento, che viene realizzata quest'opera imponente che decorava il catino absidale. Il restauro che venne eseguito nel corso degli anni 90 ha fatto sì che oggi noi possiamo ammirare l'opera nella sua completezza e anche nelle sue grandi dimensioni. Parliamo infatti di un diametro di circa 5 metri. La scelta poi di optare per un supporto con queste caratteristiche è particolarmente significativo in quanto ci consente di ammirare l'opera in un contesto, per così dire, che si avvicina il più possibile alla situazione originaria. Benché la chiesa fosse dedicata alla figura di Sant'Agata, in realtà il soggetto principale della decorazione riguarda l'incoronazione della Vergine. La Vergine e Cristo vengono infatti rappresentati proprio al centro della composizione, attorniati da angeli musicanti. Oltre a loro però compaiono altre figure di santi disposti a coppie. Sulla sinistra possiamo notare le figure dei santi Primo e Feliciano, i quali vengono ricordati peraltro dall'iscrizione posta ai loro piedi, mentre sulla destra compaiono San Francesco e Santa Chiara, in quanto il monastero, inizialmente fondato da Perctarit, ospitò le Clarisse a partire dal 1252. Benché oggi purtroppo noi non siamo ancora in grado di individuare la personalità artistica che ha realizzato questa imponente opera, è comunque possibile tentare uno studio che ci consente di collocare l'opera da un punto di vista cronologico. Si pensa infatti che essa sia stata eseguita intorno al 1502 e inoltre siamo in grado di individuare diversi particolari che la collocano nel periodo rinascimentale. Innanzitutto l'utilizzo della prospettiva, cosa che possiamo notare in particolar modo nella ricerca di profondità. Lo vediamo per esempio nella pavimentazione, che segue le linee di fuga sicuramente impiegate dall'artista per dare questa particolare caratteristica. Oltre a questo, la profondità viene garantita anche dalla scelta di proporre i cartigli all'interno dell'opera che sembrano cadere verso l'osservatore e che si trovano sulle scrivanie, per così dire, dei dottori della chiesa, i quattro dottori che completano la decorazione del catino absidale stesso.
Oltre a questi elementi possiamo anche fare un altro accenno, ovvero al gusto per l'antico. Infatti l'interesse e lo studio per l'antichità è una delle caratteristiche specifiche del periodo rinascimentale. Lo possiamo notare in particolar modo nelle caratteristiche del trono, che funge da scenografia all'incoronazione della Vergine e che presenta delle caratteristiche prettamente architettoniche, che sembrano rimandare ad un tempietto antico, così come anche la scelta nella realizzazione degli studi entro i quali si collocano le figure dei dottori della Chiesa. Oltre a questi elementi, l'amore e l'interesse per la classicità si evince anche dalla scelta di impiegare delle decorazioni, dei fregi, che rimandano alla decorazione delle grottesche. In questo caso si tratta infatti della scelta e dell'impiego di decorazioni particolarmente importanti, significative, in cui compaiono elementi vegetali, floreali, sfingi e cornucopie.